Proviamo a vedere questo tema del 15 luglio 2015, se ho scritto bene. Allora, se dato un Unix File System con 13 puntatori, 10 diretti, un diretto singolo, uno doppio e uno triplo. I puntatori hanno dimensione, quindi i puntatori hanno dimensione 60, vabbè, scriviamo già in byte, 8 byte, d'accordo. I blocchi con 2C, i blocchi su disco sono da 8K. Blocco su disco 8 kilobyte, va bene. E partizione, la partizione è 500 gigabyte. Allora, si suppone che il file system contenga n file per il quale è necessario l'indice di indiretto triplo. Allora, scriviamo livello 3 n file, ok? Punto e virgola. E 10 n file con indicamento doppio, quindi L2 mettiamo 10 per n file. Poi 100 per n con indirizzamento indiretto singolo, quindi L1 100n file, perfetto. E alla fine avremo un L0 che andrà a 1000n, quindi 1000 per n file. Si calcoli il valore di n, il valore limite di n, tale da garantire che la partizione sia occupata al 50%, quindi uso part da 250 gigabyte, d'accordo? Si tratta di un limite inferiore o superiore, quindi dobbiamo andare a calcolare questo n. Allora, come procedere? Beh, io innanzitutto consiglio, magari se serve a voi, di disegnare lo schema, se volete, ormai siete dei veterani, lo schema è sempre lo stesso, da 0 puntini puntini, a 9 se si vuole. Avete, adesso non mi ricordo neanche più la dimensione, era un 8K, quindi un bel blocco, un 8 kilobyte, anche qua un 8 kilobyte, poi abbiamo quello diretto, lo faccio qua per questioni di spazio, anche qua 0 puntini puntini. Quanto è che avremo qua? Se ci può esserci interessante, può essere interessante sì, perché il numero di puntatori, il numero punt è dato che cosa? Dalla dimensione del blocco, quindi 8 kilobyte diviso la dimensione dei puntatori. Quindi abbiamo un chilo, quindi qua è 1023, 8 kilobyte, anche qua puntini, 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 8 kilobyte, ok? Quindi il numero di puntatori per inode. Poi abbiamo quello doppio, lo disegno, ma teoricamente, io consiglio sempre di disegnarlo così dimostrate che riuscite a disegnare, anche se sbagliate l'esercizio, può essere che mezzo punto vi arrivi solo perché avete disegnato. Sempre, io lo disegnerei praticamente sempre 0 puntini puntini 1023, ve lo dico perché l'ho già visto in queste cose. Anche qua 1023, io sto facendo la massima allocazione eventualmente, 0 1023, anche 0 8K byte puntini puntini 8 kilobyte 8 kilobyte 8 kilobyte. E infine l'ultimo triplo, qua non lo disegno massima allocazione, se no non finiamo più, 1023, questo qua si va al doppio, 0, 1023, quindi ricordate di disegnatelo, 1023, 0, 8 kilobyte, 8 kilobyte. Va bene, qua punti di puntini dopo, vedete qua. Allora, in questo modo ti fate vedere chi legge, magari su un esercizio da 3 punti o da 4 punti, imposta un mezzo punto, o adesso 0,20, meglio avere 0,25 in più che vi permette di arrivare alla sufficienza più o meno. Quindi io glielo disegnerei sempre. Dobbiamo trovare n. Allora, come sempre si fa il giochetto della dimensione. L0 sono 10 blocchi, la dimensione di L0 cos'è? I mitici 10 blocchi per 8 kilobyte, mi pare di ricordare, quindi 80. Questo qua dovete praticamente farlo quasi sempre. Il livello 1 abbiamo detto è un kiloblocco 1024, punto e virgola, proviamo punto e virgola, o metteteci quello che più vi aggrada, un kilobyte per 8 kilobyte, 8 per 1, 8, e kilo per kilo, 8 megabyte. L2 sarebbe 1024 per 1024, cioè un kilo per un kilo, alias un mega. Quindi L2 avete un megablocco per 8 kilobyte. 8 per 1, 8 mega per chilo, giga. E infine L3 dovremmo avere un chilo per un chilo per un chilo, quindi un giga blocchi. E
delle tre sarà 1 gigablocchi per 8 kilobyte, quindi 8 terabyte. Perfetto, qua, con questo vi aiutate parecchio. Come procedere adesso? Allora, dovete guardare quello che erano i test, devo sapere n, d'accordo? Questa n deve, questa n è riferita ai vari livelli, quindi avete n per la dimensione del livello 3. Poi avete un 10n legato al solo livello 2, un 100n a un solo livello 1 e un 1000n legato solo al quindi al livello diretto 0. D'accordo? Allora, cosa intendo dire legato? Quindi il numero di file per la dimensione, perché voi sapete che il vostro vincolo è 250 GB, quindi ragioniamo non in blocchi, possiamo ragionare più in dimensione, quindi ragionare con quei valori che abbiamo appena calcolato da questa parte, d'accordo? 80 kilobyte, 8 mega, 8 giga, 8 terabyte. E la somma di tutta sta roba qua, cosa dovrebbe essere? Minore di 250 gigabyte, perché? Perché te lo dice. L'occupazione deve essere al massimo 50%, d'accordo? Allora andiamo a imbastire. L'equazione cosa sarebbe? Dimensione di L 0 per, non mi ricordo più, 1000 per N. Qua dovrebbe essere un 1000, ma uno scarabocchio, 1000 per n più la dimensione di L1, potete scriverla anche così se non volete riportare i dati, per cos'è 100n più la dimensione di L2 per 10n più la dimensione di L3 per n, deve essere minore, d'accordo, facciamo anche minore uguale, non è un problema, di 250 GB. Qui dovrebbe essere un 250 GB, ma è una schifezza, non si legge praticamente niente, ok, 250 GB. Allora qua, se volete, possiamo, penso che già uno gli si è accesa la lampadina, ma questa disequazione può essere verificata? Beh, scusate, uno un po' sveglio vede già che, cavolo, avete 8 terabyte a livello 3 moltiplicando per n, quindi per un attimo possiamo, anche se volete, andare a sostituire i dati, ma sapendo che L3 è 8 terabyte, ciò cosa implica? Che L3 per N minore 250 gigabyte, cambio il colore, mai, ok? Quindi la risposta a questo quesito cos'è? Che N quanto vale? N vale 0, cioè non esiste nessun valore possibile che vi permetta di rispettare questa disequazione. Quindi era un po', forse un esercizio trabocchetto, non lo so se posso dirlo così. Non è né limite superiore né inferiore, in questo caso qua, ok? Rispondendo anche al quesito, d'accordo? E andando avanti, cosa vi chiede? Citate in base al valore di n, calcolare la dimensione totale media di questi file. Beh, io direi che non c'è senso, perché abbiamo trovato che n è uguale a 0, quindi andare a non ha molto senso, secondo me. Massimo potete, se volete andare a calcolarvi la dimensione, potete fare una cosa, si può dire, avete 10 blocchi, un kiloblocco, un megablocco, un gigablocco, uno può dire, considero il massimo numero di file, c'è anche un altro esercizio di un altro tema così, considerate il massimo numero di file grande come il blocco da 8 kilobyte, di conseguenza la massima dimensione possibile cosa può essere? Allora, di sicuro deve essere 250 gigabyte diviso, in questo caso qua, 8, vediamo sotto, quindi il numero massimo, dimensione massima, o meglio il numero massimo di file che potete avere. In questo caso qua è il rapporto tra la partizione e la dimensione del blocco. Quindi in questo caso qua considerate ovviamente di avere tot file da 8 kilobyte, va bene? Poi andiamo a vedere cosa chiedeva, e in quel caso lì, quindi tu la dimensione media sarà 8 kilobyte stesso. Quindi questa qua può essere, diciamo, quindi una possibilità, dimensione media, in questo caso qua la media è quella pari al blocco, però ripeto, visto che qua non serve sempre chi
fa riferimento a n calcolato n uguale a 0, vuol dire che la parte precedente viene meno, quindi io non andrei avanti neanche di solo. Però, massimo chiedete per sicurezza, perché ripeto, ognuno un po' su. Quindi sono esercizi che provate che dimostrate che qualcosa avete, che avete capito, non ti scrivete la penna, io non proseguo per queste ragioni. Potete prendervi punti pieni lo stesso, è chiaro, quindi l'importante è scrivere e dimostrare la prova. Va bene, grazie a tutti.